Pierre. Il quale, con detta mia donazione, potrà essere salvato dalla cecità. Confermate quanto avete scritto? Sì. I testimoni hanno udito? Sì. Sì. Niente da opporre, Clemente? No, assolutamente niente. Volete firmare qui? Testimoni, prego. Non c'è altro, direttore. Padre. Coraggio, figliuolo, bisogna andare. Figliuolo, raccomandati a lui, coraggio. Lui sa che questo per coraggio, me figliuolo. Padre. Prega. Coraggio. Sono innocente. Forza. Oddio. Giustizia è fatta. In nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, e così sia. Thank you.
Beh, e allora? Ho detto tre ed è tre, non un franco di più. Che? Farabutto, sudicio vigliacco, verme! Non mi impressioni con questo gesto da spaccone. Domanda, stupido, domanda agli altri venuti qui prima di te. Prova di primo ordine. Non c'è che dire. Gioielli che non si trovano tanto facilmente. E allora chi non vuoi scucire di più? Vuoi uscirtene con soli tre testoni, eh? Si tratta di un malloppo che non si può piazzare facilmente. Che nessuno compra in un momento come questo, capito, topo? Roba meravigliosa, ma di scarso valore commerciale. Scarso valore commerciale? Ma che accidenti dici? Cosa? Che dici? Ma come, se i giornali parlano di 60 milioni? Non ci vorrai dare ad intendere che si tratta di gioie false? Naturalmente voi non avete capito nulla, amici miei, e mi state fraintendendo. Questi gioielli rappresentano degli esemplari unici. Appunto, troppo belli per poter essere commerciati subito. Chissà quanto tempo devo tenerli qui prima di metterli in circolazione. Insomma, forza! Sputa! Quanto? Sei rimasto sempre raso terra, mio povero amico. Per questo ti chiamano il topo. Perché sei più adatto a vivere in una fogna che in mezzo al tuo prossimo. Hai più la grinta del piedipiatti che dell'affarista. Da retta a me. Cambia mestiere. Prendete il malloppo e andiamocene, qui si soffoca. Un momento, tre e mezzo. Tre e mezzo. Tu sei matto. Sai bene che tutto il colpo è costato di più. Il greco, che è il più sporco dei ricattatori dopo di te, me ne offre quattro e mezzo. E tu? Lasciamo perdere. Andiamo, ragazzi. Andiamo dal greco e facciamola finita. Topo, tu non hai capito che sono io a tenere il banco. Ti do quattro testoni e sparisci. Chiaro? Sta bene. Eccoti il malloppo. E tira fuori quattro testoni. Su, alza il viso. E guardami in faccia, senza aver paura. Hai sbancato, biscazziere, non è vero? Dovrei lasciarti un ricordino. Ma non mi sporcherò con un verme come te. Avete preso tutto, ragazzi? Sì, topo. Alzati, idiota! Ti sei fatto giocare come un bambino. Anzi, come un imbecille quale sei. Non me l'aspettavo, te lo giuro. Hai visto tu stesso che mi hanno colpito all'improvviso. Alzati, ti ho detto! Sbrigati, non esitare un istante. Con l'auto saranno costretti a passare per la strada dei bastioni. Tu con la moto attraversa la ferrovia, devi trovarti prima di loro davanti alla porta del greco. Offrigli quattro e mezzo. Quattro e mezzo. Poi, se non mollano, dagliene cinque. Cinque? Ma se prima... Fila, idiota! Quei gioielli sono già stati venduti per 20 testoni all'americano. E quello è uno che non scherza quando ha già messo mano al portafoglio. Vai,
Ammazzali, ma non tornare senza il malloppo. Va bene, capo, vado. Avanti. Questi capitoli li unisca alla pratica. E mi porti subito lo schedario dei pregiudicati. Sì, signore. Grazie. Sì? Ma il signor commissario in questo momento è occupato. Se vuole dire a me? Certo. Il furto commesso una settimana fa alla gioielleria di Bonnet. E lei può darci delle informazioni. Attenda un attimo, per favore. Pronto? Si tratti di cosa importante. Pronto? Sì, sono il commissario Marvel. Ma lei non può dirmi chi è? No, no, non fa niente. Lo dicevo per lei. Forse lei non sa che c'è una taglia con un forte premio. Quindi la banda, lei dice, sarebbe al completo e avrebbe con sé la refurtiva. Ho capito bene? Ah, da Giocada, il greco. Sì, lo conosciamo bene. È sicuro che stiano andando da lui? Ci saremo anche noi. Già. Ma scusi, lei perché fa questo? Pronto? 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 Ha riattaccato. No. Signor commissario, tutto troppo preciso. Ho paura che si tratti di una presa per i fondelli. E io invece sono convinto del contrario. Anzi, convintissimo. Presto, fate uscire 3 auto con gli agenti scelti. Solo sul posto a piena sirene. Si lavora con la massima celerità. Bene. Pronto. Avverti la centrale che intervengano con la squadra di emergenza. In quel colpo ci sono stati 2 morti. E allora non possiamo lasciare nulla di intentato. Anche se così facendo, possiamo essere sommersi nel ridicolo. Pronto? Pronto? Centrale? Sì, pronto. Qui commissariato 8ª sezione. 20. Buonasera. Signore, questa sera abbiamo l'onore di avere tra noi niente di meno che Madame Villa! L'affascinante chiromante che con l'esattezza dei suoi pronostici ha strabiliato il mondo intero. Ma di lei non c'è bisogno di alcuna presentazione. Madame Sibilla, ci vuol concedere l'onore di una piccola intervista prima di cominciare le danze? Volentieri. Vediamo. Secondo lei qual è il locale più fortunato città? Questo, che ha permesso a Max di divenire ricco. Non si faccia sentire. In sala ci potrebbe essere qualche agente del fisco. E la prego di rispondere a un'altra domanda. Secondo lei, qual è la persona più fortunata tra i presenti? Quella che riesce ad avere un'ottima bottiglia di champagne al minor prezzo. Ottima, rifranco. Questa sera la più fortunata di tutti è stata lei. Merci bien, monsieur. Grazie di essere venuta, amore. Ero sicuro che mi avresti aiutato, come sempre.
Hai visto che gli occhiali funzionano benissimo? Nero sicuro. Ma ti prego, segui tutto ciò che ti dico e ripeti con esattezza le mie parole, quando è necessario. Ascolta con precisione tutti i miei consigli e non potrai sbagliare. Ciao, Rosy. Oh, ciao, Nadia. Sei sempre meravigliosa. E tu affascinante, anche con quegli enormi occhialoni. Fanno parte della messa in scena? Ti dirò, li porto per sentire meglio. Perché? Stai diventando sola? Oh, no. E allora? Vedi, gli occhiali servono alla professione. Non si può costringere la gente a urlare i propri affari. E poi danno tono. Aiutano le physique du rôle. Ma come fai a inventarti tante bubole? Ti prego, non sono affatto bubole. Perché? Forse ci credi anche tu. Potrei metterti alla prova. E io potrei anche non crederti. Alt! Da questa parte. Polizia. Dove andate? Alza, dove volete che vada? Restate fermo e mani in alto. Dove abitate? Da queste parti? Alle capannucce. Ma perché tutto questo interrogatorio? Ditemi voi piuttosto, perché passate di qua per recarvi alle capannucce che si trovano dall'altra parte del binario ferroviario? Semplicemente perché questa è una scorciatoia. Fermi tutti, in nome della legge! Arrendetevi! Arrenditi, topo! Sei tu. Ho condotto le ragazze, le faccio entrare. Sì, ma spicciati, ho molto da fare. Ma sono di là e gliele porto subito. Vedrà che roba questa volta. Tutta roba sensazionale. Guardi questa. Venga, venga a vedere. Questa in... Guardi com'è bella.
questa che fa? L'educanda? Georgette, ma che fai? Mi avevi promesso che avresti fatto la brava, e allora? Aiutatela a spogliarsi! Su, 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 avanti, bambina mia, avanti! Fallo per amor mio, aiutatela voi altre! Su, su! Andiamo, vieni! Su, su, andiamo, muoviti! Ma di che cosa hai paura, sciocchina? Il signor Max è un signore. Guardi che bocciolo, non ha ancora 16 anni. Ah, è minorenne, e il passaporto? Ah, beh, per quello deve pensarci lei. Cosa sa fare? Genere beat, canta e si muove che ti metti i brividi lungo la schiena. Fatti vedere, Georgette, su da brava. E i genitori? È fuggita da casa, vuol fare l'artista e ha ragione, poverina. A farla studiare sarebbe sprecata, con i numeri che ha, non le pare? Beh, adesso vediamo che cosa possiamo fare per lei. Lascia i passaporti delle altre ragazze e falle rivestire di là. E fra i due non hai saputo o voluto distinguere il vero amore, non è così? Forse volevo più bene a Jean, ma Max era più pratico, più realista. Lui invece, poesia, sogni, musica. Lo avessi inteso l'ultima sera che ha suonato. È stato un successo mai visto. La cornetta sembrava che piangesse sulle sue labbra. E mentre suonava, non mi staccò mai gli occhi di dosso. Ma perché sei venuta a tormentare Gordy? Perché credo che tu abbia bisogno proprio. Invece è finito tutto. I ricordi non servono più. I morti non tornano. Infatti, coloro che hanno trovato la pace non tornano. Ma gli altri? Quelli tormentati? Che intendi dire? I morti sanno vendicarsi ancor più dei vivi. Dammi la tua mano. No, l'altra. Non ti mangio mica. Levati quella roba, fatti vedere. Ascolta, Sibilla, quel vigliacco sta per rovinare una bambina. Devi subito far piombare Nadia su di lui per sorprenderlo. Quindi non credi né alla lettura della mano, né alle mie capacità medianiche. Non ti offendere, Rosie, ma non credo più a niente e a nessuno. Neanche se io ti dicessi che in questo preciso momento il tuo Max sta per violentare una bambina? Neanche allora, constatandolo tu stessa, mi crederesti. E come fai a saperlo? Va, prova. È nel suo studio. Puoi accertartene con i tuoi occhi. Non ci credi ancora? O hai paura? No, non, oh, ti prego. Dio. Ma dovrai pure cominciare se vuoi far carriera. Aiuto! Non fare così, come sai. No, no, aiuto, mi lasci. Lasciala, mi lasci. Lasciala, porco. Gregoric. Sì? Gregoric, dove sei? Eccomi. Porco, adesso usi violenza anche alle bambine. Disgraziato, fai schifo! Gregoric! Vieni fuori, non ti nascondere! Eccomi, sono qua. Chi si nasconde? Smettila, Nadia! Ruffiano, sporco ruffiano! Ma perché fai così, Nadia? Sono cose che succedono, figlia mia. Ruffianaccio, e non chiamarmi figlia tua perché ti faccio ingoiare i denti! Smettila, Nadia, ho detto basta! Porta via questa bambina. Poi facciamo i conti, io e te. Mettila nel gruppo. Qui comando io. Provaci, provaci, schifoso. E ti faccio vedere quello che ti succede. Qui comando io, chiaro? Qui comando qui, qui comando quell'altro. E io ci vado di mezzo. Ma avanti, sciocca, cammina. Hai visto cosa hai combinato? Non mi metti più paura, Max.
Non ho più paura di te. Ma ti giuro che questa me la pagherai. Pier, mi senti? Com'è andata? Nadia è arrivata in tempo? Tutto bene, per il momento la bambina è salva. Ora stanno litigando fra loro. Nadia e Max? Sì, ma scusa, mi sta succedendo qualcosa. Ti richiamo dopo. Max? Dopo. Sì, sono io. Mi riconosci, eh? Carogna. Pensavi che non sarei tornato più? Vigliacco. Sta attento come parli. Sì, Carogna. Spia. Sei impazzito, Topo. Ti ammazzo, Max. Giuro che ti ammazzo. Fermati, Topo. Che vuoi? Non costringermi. Chiamare ancora la polizia. È vero? Tu va via. Fermati. Va via. Fermati, Topo, stai dissanguandoti. Non vedi il sangue che perdi? Fatti medicare, su. No, non fa niente, grazie. Vattene, Nadia. Fuggi via. Va via. Va lontano da questo verme. Da questo spione. Da questo assassino. Vero, Max? Diglielo che sei un vigliacco! Un assassino! Diglielo! Finisci a dopo, che vuoi? Che cosa è successo? Non capisco, non capisco! Sei così intelligente e non capisci. Ammazzarti! Ecco quello che voglio, ammazzarti, e lo farò ora, questo preciso momento. Adesso non puoi fare più niente, mi dirai perché. Appena mi lasci ti ammazzo. Giuro che ti ammazzo! Spia! Io non ho fatto la spia a nessuno! Ecco, Sherry. Ecco. Con lui avevo mandato i soldi che tu volevi. Avanti, diglielo, Sherry. È vero. È vero. Però quando sono arrivato era già troppo tardi. Le madame hanno cominciato subito, bam bam bam. Visto, Topo? Hai sentito? Sì. Sì, ho sentito. Volevi fregarci tutti, compreso Sherry. È questo che volevi, non è vero? Maiale, porco! No, non è vero! Sherry è impazzito! Colpiscilo, idiota! Chi sarà stato, chi avrà fatto la spia? Io ho assistito allo scontro, gli altri sono morti tutti. E adesso fate morire anche lui. Perché non ti metti a fare la suora di carità? Mi fai ribrezzo. E va bene, va bene. Fallo portare dal dottor Montrose, avvertendolo che pago io. Ma che nessuno venga a sapere niente, inteso? Ma prima... D'accordo, capo. Ecco i soldi. Thank you.
Buonasera, signor Max. Buonasera. Prima che vada via, desidera qualcosa? Versami uno scotch con ghiaccio. Salve, capo. Qui c'è l'incasso. Sì, eccoti le chiavi, portalo di là. Vengo subito. Lascia la bottiglia. Notte. Notte. Posso andare? Il signore non desidera altro? No, puoi andare. Notte, signor Max. Buonanotte, signore. Notte. Che cos'è? Non lo so. Era qui sulla scrivania. Aprilo. Dov'è l'incasso? Lì sopra. Capo, ma questa è la rivoltella che ha fatto fuori il messicano. Impossibile. Rispondi! Come sei entrato? Non capisco. Ho aperto e sono entrato. Sì, ma era chiuso a chiave. Certo. Ma le chiavi me le hai date tu al bar, non ricordi? Era chiuso a chiave. Ecco l'importante. Lo avevo chiuso a chiave. E tu hai aperto. Nessuno può essere entrato. Quindi nessuno può aver portato questo pacco. Io? Solo tu. Sì, tu, per spaventarmi, per ricattarmi. E credi di avermi in pugno, vero? No, capo. Ti giuro che sbagli. È vero che so. Ero presente quando hai fatto fuori il messicano, ma... Ricordati che al processo, quando il ragazzo piangendo invocava la verità, io non ti ho tradito. E allora? Lo farei adesso per impadronirmi di tutto, dici? No, no. Ci vuole testa per far questo. E tu sai che il ring mi ha suonato. Io non riesco più a pensare. Per me la vecchia, quello che mi passi tu, basta e avanza. Non chiedo altro, dunque. Forse è vero, sei troppo idiota. Ma allora chi? Chi può essere stato? Chi? Chi ha fatto la soffiata che ha fregato il topo? E quella per la retata al porto? E adesso questo? Chi è questo vigliacco che si nasconde nell'ombra? Chi è? Tagliamo la corda, capo. Solo per un po' di tempo. Conosco un posticino che nemmeno il diavolo ci trova. È vero che sei proprio suonato, stupido. Ma non capisci che qualcuno ci vuole distruggere completamente? E questo potente. Non basta scattare, bisogna eliminarlo. Mi ci vogliono uomini decisi a tutto per difendermi e farla finita. La volpe è fuori. È uscito l'altro giorno. La volpe? Sì, perché no? Va a cercarlo e digli che gli devo parlare subito per un buon lavoretto. Lo faccio venire. No, subito. Vi aspetto qui, ma sbrigati. Prendi pure una delle mie auto, ma fa presto. Vado e torno, capo. Sherry! Sherry! Chi è? Sherry. È inutile che tu corra. È la fine! Chi è?
Chi sei? Dove sei? È inutile che cerchi la volpe. Non c'è più scampo. Chi sei? La vendetta che sta per colpirmi. Vendetta? Quale vendetta? Di Jean, quello che è morto innocente. Quello che tu, spergiuro innanzi a Dio, hai mandato alla morte per un pugno di denari. Io non volevo. No. Non volevo. Non farlo. Non tornare da lui per cercare protezione. Ti ucciderebbe. È tanto che desidera farlo. Va alla polizia, invece. Racconta tutto. Solo così puoi salvare la pelle. No. Non faccio la spia. Non faccio la spia. Non faccio la spia. Non faccio la spia! Allo? Chi parla? Pronto, Max? Sei tu? Chi parla? Non importa chi parla. Guarda l'ora. E rammenta la giornata. Chi parla? Non urlare, inutile. Un anno fa, ricordi? In quel preciso momento, venne a morte un innocente per causa tua. Non è vero! Ti ho riconosciuto, maledetta! Non è vero! Non ci sono prove, non ci sono prove! Non ci sono prove, non ci sono prove. Non sono stato io, non l'ho ucciso io, non ho mai fatto del male a nessuno, lo giuro. Lo giuro sul coraggio, figliolo, prego, coraggio. Chi sa che questo per coraggio, figliolo. Prego. Spirito Santo, e così sia. Giustizia è fatta! Thank you.
Ma che succede? Sei impazzito? Dove eri prima? Quando prima? Rispondi! Dove eri poco fa? Sono sempre stata qui, da quando ho finito il mio numero. Ma vuoi spiegarti, per favore? Credo sia tu a doverti spiegare. Che significa questo? Lo vedi bene. Me ne vado. A Champignon? No, me ne vado e per sempre. E tu credi che ti lasci andare? Ne sono certa. Se non vuoi che mi rivolga alla polizia. Finalmente ti sei tolta la maschera. Non colpisci più nell'ombra. Non ho mai colpito nell'ombra io, tu sì. Ora vedo chiaro, Max. Ora so chi sei veramente. Un volgare assassino, nient'altro. Davvero? Ne sei certa? Aveva ragione il topo. Tu hai ucciso il tuo socio per impadronirti di tutto. Tu hai fatto condannare Jean, che era innocente. Nega se puoi! Sai troppo, ma non sai tutto. Ed è giusto che tu sappia. Sei stata la causa principale. La causa di che? Lo sai benissimo. Jean era impazzito per te. Ma il messicano ti aveva destinato come le altre perato, pronto a intervenire. Io fui più svelto. Con il calcio della rivoltella colpì alla nuca Jean, che cadde come uno straccio. Poi sparai sul messicano, che mi guardava stupidamente mentre lo ammazzavo. Poi misi la rivoltella nelle mani di Jean e il gioco era fatto. Allora è vero. Tu l'hai ucciso. Non è stato Jean. Tu sei l'assassino. E tu hai diviso gli utili con me. Oh, io non sapevo. Io non sapevo. Adesso invece sai troppo. E vuoi troppo. Hai finito di ricattarmi, no. Stupida, no. Sgualdrina. No! Oh, non ti ho mai ricattato. No! No! Non puoi farlo! No! E allora? Troppo tardi, non avevo previsto questo. Povera Nadia.
Vigliacco, traditore, anche tu! Perché? Perché? Vedere, maledetto! Dove sei? Dove sei? Vieni fuori! Voglio sapere chi sei! Che vuoi da me? Rispondi! Visto e non mi sfuggirai più! Perché tu divenga un assassino, no! Ma perché? Chi sei? Guarda questi occhi, li riconosci? Gli occhi di Jean, non è possibile. Jean è finito, lo hanno giustiziato, lo hanno ucciso! Innocente, dillo se non vuoi che ti ammazzi! Avanti, dillo! Basta, sì, innocente! Fermi tutti, in nome della legge. Lascialo, Pierre. Portatelo via. Lui ti ha donato gli occhi e tu gli hai ridato l'onore.